Ciao a tutti amici xmardor.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare Gamdias Zeus eSport Edition, un mouse da gaming di tipo laser. Partiamo subito dall'analisi della confezione. Nella parte frontale troviamo il logo dell'azienda, un'immagine illustrativa del mouse, il modello, alcune caratteristiche tecniche e un talloncino che ci ricorda che all'interno della confezione sono presenti alcuni accessori aggiuntivi che andremo a vedere nel corso di questo unboxing. Inoltre, tramite una piccola apertura abbiamo la possibilità di visualizzare il mouse contenuto all'interno. Nel retro della confezione ed ai lati troviamo ulteriori specifiche e caratteristiche del mouse stesso. Procediamo dunque all'unboxing. Ok. Il mouse è ospitato in un'ulteriore confezione di plastica trasparente che ci permette di visualizzare il mouse, e adesso andremo ad estrarlo completamente. Vediamo anche il bundle da che cosa è composto. Il mouse è saldamente ancorato alla base tramite delle fascette che cercheremo di rimuovere immediatamente. Ok, ci siamo riusciti. Una, due. Ci siamo dovuti munire di forbici in quanto sono fascette di plastica, quindi abbastanza resistenti. Procediamo anche ad estrarre il mouse da questa base, da questo supporto. Ah, ok, era presente un'altra fascetta, scusate ancora. Eccoci qui. Perfetto. È stato fatto un lavoro abbastanza meticoloso di imballaggio. Quindi procediamo all'analisi della confezione. Allora, il mouse ha in dotazione una classica quick start guide, come possiamo notare, due adesivi come abbiamo notato anche nella confezione del Gamdias Hermes, la tastiera che abbiamo recentemente unboxato, un comodo sacchetto in feltro ed alcuni mouse fit di ricambio che, nel caso in cui si deteriorassero quelli presenti già sul mouse, avremo la possibilità di cambiarli. Inoltre è presente un comodo porta pesetti che adesso andremo a vedere come funziona, in quanto il mouse è dotato di un sistema di tuning dei pesi. Allora, il mouse ha una forma molto particolare, la presa è di tipo palm, il cavo è come sempre rivestito in treccia di tessuto in colorazione nera, il nodo in feltro riporta il logo Gamdias sopra, il connettore è come sempre placcato in oro. Nella parte superiore è presente uno scroll con rivestimento in gomma, quindi per migliorare il grip quando dovremo scrollare delle pagine, è di tipo cliccabile. Sono presenti al di sotto alcuni tasti che ci permetteranno di personalizzare sia i DPI sia eventuali funzioni che andremo ad assegnare tramite il software R2.0. che è lo stesso della tastiera che abbiamo recentemente recensito. Sulla parte sinistra sono presenti 4 tasti più un aggiuntivo, e anche questi sono personalizzabili sempre tramite il software R2.0. La caratteristica particolare di questo mouse è che i due bordi, lato destro e lato sinistro, abbiamo la possibilità di regolarli tramite queste rotelline che ci permetteranno di allargare o meno questi due supporti. Come abbiamo detto, il mouse è dotato di un sensore laser, che in questo caso è un Avago 9800, ed è dotato di un sistema di pesetti che è presente nella parte
inferiore del mouse. Quindi questo piccolo portapesi che abbiamo visto anche nel bundle ci servirà nel caso in cui questo qua si deteriorasse o comunque andasse perso. Abbiamo dunque la possibilità di regolare i pesi in base alle nostre esigenze, e nel corso della recensione vedremo un po' come possiamo settarla meglio. Vediamo un po' come richiuderlo. Ok, non riusciamo a richiuderlo, perfetto, ok, ci siamo riusciti. Bene, quindi come abbiamo detto il mouse si presenta con un aspetto abbastanza particolare, infatti i prodotti Gamdias ricordano un po' delle figure mitologiche, cioè hanno questo design che si ispira ai miti greci e nulla di che. Vi presenteremo il mouse con ulteriori immagini nella recensione scritta direttamente sul nostro sito www.extremehardware.com. Un saluto a tutto lo staff.